presentino le sue... non facciamo le slide, va bene. Allora, per intendere natura e prospettive delle relazioni economiche tra Cina e Unione Europea bisogna, credo, preliminarmente chiarire due punti che ritengo essenziali. Primo, le relazioni economiche non sono mai soltanto relazioni economiche, non sono mai pure, per così dire. Al contrario, sono sempre strettamente intrecciate a obiettivi politici e geopolitici. Possono essere finalizzate e in qualche caso sacrificate a questi obiettivi. Più lentamente, okay. Per favore. Come dimostrano le sanzioni europee alla Russia. Inoltre, gli obiettivi degli attori economici e politici tra cui si svolgono sono determinati dalla formazione sociale in essi dominante. È questa formazione sociale che determina le priorità commerciali e di investimento, che privilegia gli interessi di questo o quel settore, di questa o quella classe. Secondo, l'Unione Europea non è notoriamente un'unione politica, ma anche considerata da un punto di vista economico, non è un'entità monolitica, ma un aggregato con forti differenziazioni interne, economiche e conseguentemente di interessi. Queste differenze, paradossalmente, si sono accentuate a causa dell'integrazione monetaria, che ha comportato una sempre maggiore divergenza in termini economici e quindi divaricazione di interessi tra i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Infine, se ancora qualche anno fa la prospettiva di una sempre più stretta integrazione era considerata un destino, un futuro inevitabile, oggi essa è messa sempre più spesso in dubbio. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ne rappresenta la prova e forse, ma questo lo sapremo soltanto in futuro, segna un punto di non ritorno. Allora, di tutto questo è opportuno tenere conto per inquadrare gli aspetti delle relazioni economiche tra Cina e Unione Europea. Voglio esaminare tre aspetti molto rapidamente. Allora, in primo luogo, il rapporto tra Cina e Unione Europea si caratterizza come un partenariato molto solido, innanzitutto in termini di rapporti commerciali. L'Unione Europea ha un deficit crescente rispetto alla Cina nel settore manifatturiero, 180 miliardi di euro a fine 2015, mentre gode di un avanzo molto più modesto, 10 miliardi circa, nel settore dei servizi. A questo però va aggiunto una precisazione, che ovviamente anche il disavanzo nel settore manifatturiero non è equamente distribuito in Europa. Ci sono due paesi che sono in surplus sulla Cina, che sono la Finlandia e soprattutto la Germania, mentre tutti gli altri hanno un deficit commerciale. Questa simmetria ovviamente è importante per capire anche il motivo e l'origine delle pressioni protezionistiche che oggi ci sono in Europa. Un altro fronte molto importante, il secondo punto, gli investimenti diretti esteri. Questo è il secondo fronte dei rapporti Cina-Unione Europea. Stanno crescendo soprattutto in misura significativa gli investimenti della Cina in Europa. Nella prima metà del 2016 le offerte di acquisto cinesi in Europa sono state 119, valore di mercato 72 miliardi di euro rispetto ai 33,5 dell'intero 2015. Le più significative operazioni sono state realizzate in Germania. Terzo aspetto su cui mi soffermerò un po' di più è rappresentato dal progetto della
One Belt, One Road, la nuova via della seta. Questo progetto, come ho avuto modo di rilevare nel precedente incontro dello scorso anno, presuppone un modello di sviluppo multilaterale e di rilancio della crescita a livello mondiale attraverso investimenti in asset reali. È un modello che si contrappone al modello di crescita occidentale degli ultimi 30 anni, in particolare statunitense ma non solo, basato sul capitale produttivo di interesse. Quest'ultimo modello è entrato in crisi nel 2007-2008 e la storia degli ultimi anni della triade Unione Europea, Stati Uniti e Giappone è il tentativo disperato e votato al fallimento di rimettere in piedi quel modello. In questa sede però la via della seta ovviamente interessa per i rapporti con l'Unione Europea. Come è stato detto dal professor Zhang Jinping, la nuova via della seta accorcia le distanze tra Unione Europea e Cina, crea un nuovo asse, diciamo, inoltre sta diventando la cornice entro cui la Cina inserisce i rapporti con gli altri paesi, inclusi quelli europei, favorendo, e io ritengo molto positivo questo aspetto, rapporti bilaterali tra i vari stati, cioè tra Cina e i singoli stati dell'Unione Europea. Come sapete sono stati già stretti accordi con l'Ungheria, con la Repubblica Ceca, con la Polonia. Tutto questo ha preoccupato un altro stato dell'Unione Europea, che è la Germania. Un think tank berlinese vicino al Ministero degli Esteri, la Stiftung für Wissenschaft und Politik, ha recentemente suggerito che si creino all'interno dell'Unione Europea dei meccanismi di informazione reciproca sui rapporti di ogni paese con la Cina. Il presupposto implicito, ovviamente, è che in questo coordinamento la Germania eserciti un ruolo guida, come quello che sta esercitando, per così dire, avvolgendosi nella bandiera europea negli ultimi anni. I motivi sono diversi di questa maggiore forza, diciamo, della Germania. Sicuramente i rapporti di forza sono stati spostati a suo favore dall'esplodere della crisi greca. Ma il fastidio tedesco nei confronti dei rapporti bilaterali che hanno a che fare con la via della seta non nasce soltanto da questo. La verità è che il grande capitale tedesco sta riprendendo la direttrice di sviluppo verso est che ne ha caratterizzato il percorso tra il 1900 e il 1945. Su questa strada la Germania incontra la Russia, ma inevitabilmente anche la Cina, e incontra ovviamente l'alleanza tra Russia e Cina, che preoccupa molto la Germania. Preoccupa da un punto di vista strategico in particolare. Qual è il problema, a mio giudizio, strategico? La Germania coopera economicamente con profitto, come abbiamo visto, con la Cina sul terreno economico, ma vede la Cina più come concorrente che come un partner in termini strategici. Questo è stato rilevato anche in Cina. Mi riferisco in particolare a un articolo del marzo di quest'anno di Zhao Ke, dell'Istituto per gli Studi Strategici Internazionali della Scuola Centrale del Partito Comunista Cinese, pubblicato anche in lingua inglese in Chinese Social Sciences Today. Il titolo è eloquente e dice più o meno questo: una Germania in crescita pone un problema per la Cina?
taglio alcuni aspetti per restare nei tempi. In questo articolo viene contestato un'affermazione dell'Economist che definisce la Germania a reluctant hegemon, e l'autore cinese dice una cosa diversa, dice la Germania non è più un reluctant hegemon, al contrario è consapevole della propria forza e pienamente disposta ad assumere maggiore potere. E questo autore poi si pone un ulteriore problema, e cito un passo perché a mio giudizio è molto importante: un'Europa guida tedesca sarà più amichevole o favorevole alla Cina? Ovviamente la leadership della Germania in Europa diminuirà in misura considerevole i nostri costi di transazione con l'Europa. Ma non possiamo perdere di vista il fatto che gran parte dell'elite politica tedesca vede la Cina come uno sfidante piuttosto che come un vero partner. E Zauke conclude: se il punto di vista tedesco sulla Cina resterà immutato, l'Europa guida tedesca renderà senza alcun dubbio molto più difficile per la Cina gestire il suo rapporto con l'Europa nel lungo termine. E vengo alle conclusioni. Queste osservazioni secondo me sono molto importanti e vanno prese molto sul serio. L'approccio cinese è notoriamente favorevole alla stabilità degli assetti internazionali e quindi anche alla stabilità dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Qui però, alle considerazioni ovvie di breve periodo, va aggiunta una riflessione a carattere più strategico, anzi due. La prima è la preoccupazione espressa nell'articolo che ho citato. È conveniente per la Cina un'Europa guida tedesca? E provo ad esplicitare. Un'Europa guida tedesca significa un'Europa aggressiva commercialmente, in avanzo commerciale sul resto del mondo, esportatrice di deflazione. Un'Europa che deprime i consumi interni, privando la Cina di un essenziale mercato di sbocco. I dati sull'export di qualche giorno fa sono il prodotto anche di questo processo. E preparando il terreno per vere e proprie guerre commerciali. I dazi sull'acciaio sono un elemento di guerra commerciale. Un'Europa di questo tipo sarebbe un'Europa profondamente instabile e tendenzialmente aggressiva, presto anche in termini militari, se le manovre della Francia e della Germania per un esercito europeo andranno a buon fine. Seconda considerazione: noi non conosciamo il destino dell'Unione Europea. Sappiamo che le difficoltà attuali del continente sono figlie di un'unione monetaria che si è rivelata affrettata e disfunzionale, e che queste difficoltà sono state enormemente aggravate dalla gestione della crisi europea. Questo rende tutt'altro che impossibile una deflagrazione dell'Eurozona e forse della stessa Unione Europea. Allora, se questo è vero, io credo che il migliore interesse della Cina in una situazione incerta come l'attuale sia quello di rafforzare le relazioni bilaterali con i diversi stati dell'Unione Europea, evitando un asse privilegiato con il più forte di essi. Al contrario, le iniziative economiche che possono giovare al riequilibrio economico all'interno dell'Eurozona, in particolare investimenti diretti esteri come quelli che la Cina sta facendo in Italia, in Grecia e altrove, e partenariati, sono vantaggiose da un lato perché offrono il migliore possibile contributo alla stabilizzazione dell'Eurozona, dall'altro perché mantengono un'interlocuzione aperta con i diversi stati dell'Eurozona e dell'Unione Europea, che può consentire di navigare in ciascuno degli scenari che si possono aprire. Grazie.